Io ho selezionato tre casi che riguardano un po' delle fasi differenti del ciclo produttivo. La prima è un'industria della pratese che si chiama Manifattura Maiano, che produce principalmente materiali isolanti per costruzioni e impiega tutto quelli che sono i rifiuti dell'industria tessile e anche i prodotti tessili post-consumo, quindi quel che avanza dalla produzione, quel che è stato anche consumato e dovrebbe diventare, diciamo, un rifiuto. Viene reimpiegato come materiale da costruzione, come isolante. In questo caso quindi si è pensato proprio il prodotto partendo dal riutilizzo di un rifiuto, diciamo, quindi rifiuto come risorsa. Il secondo caso è un'azienda invece che si chiama Aquafil, che ha realizzato un filo di nylon che si chiama Econil, che viene generato da una innovazione nel processo industriale, quindi proprio di produzione, capace praticamente di recuperare polimeri plastici da reti da pesca piuttosto che da capi di abbigliamento sportivo, eccetera, e riprodurre questo filo estremamente resistente che a sua volta può riprodurre nuovi capi di abbigliamento, tappeti e altri tipi di prodotti, e questi prodotti a loro volta possono nuovamente venire scomposti nello stesso ciclo produttivo e recuperare questo filo che quindi fondamentalmente può essere riprodotto e recuperato infinite volte. In questo caso quindi c'è stato un forte investimento nella fase di produzione. Esempio invece di coinvolgimento del consumatore, che è di Calzedonia Intimissimi, che da qualche anno lanciano delle campagne di restituzione dei capi di abbigliamento presso i propri punti vendita, in cambio rilasciano dei voucher, dei buoni sconto fondamentalmente. Con i capi che vengono così recuperati hanno sviluppato una partnership con un'azienda che si chiama ICO, che li riutilizza per appunto fare nuovamente materiali isolanti piuttosto che imbottitura per giocattoli o anche carta pregiata. In questo caso quindi abbiamo integrato sia il consumo che la raccolta che il riciclo del prodotto.